all'Italian Cruise Day a Palermo insieme a Gianni Rotondo. Buongiorno a tutti. Naturalmente gli ho chiesto di Symphony, che altro? Però poi mi ha stupito con una risposta ancora migliore, sentiamo. Allora cominciamo con Symphony. Allora arriva fra qualche mese, rimanete sintonizzati, ce l'avremo da immediatamente dopo Pasqua, una stagione molto molto lunga, italiana, tra l'altro imbarcherà su Vita Vecchia. E la nave poi parte per i Caraibi a novembre, dove si unisce alle sue tre gemelle, quindi avremo quattro navi di classe Oasis nei Caraibi nell'inverno successivo. L'importante è che sia da noi così tanti mesi. Sta da noi tanti mesi e c'è tanto spazio dedicato agli italiani, c'è tante diciamo, cabine disponibili con imbarco appunto da Civitavecchia, poi l'altro porto, quello principale, rimane Barcellona. Poi l'anno successivo, 2019, con due grandi novità, sorpresa. Una anzi all'inizio, prima anche che è la classe Edge, la nuova come dire ammiraglia della Celebrity, e dopodiché ci sarà come dire invece l'ultima sfornata di classe Quantum, appunto Plus o Ultra, proprio un po' per le sue dimensioni e per la sua innovazione. Ne vedremo delle belle. A me Quantum aveva già affascinato in una maniera pazzesca, questa Plus mi ispira decisamente. È il meglio del meglio. Gianni, ascolta, ma sulla nave Symphony ci sarà quindi anche del personale italiano, dei crew italiani, per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri, no? Dei miei amici crocieristi. È una istanza importante, la sentiamo molto anche come responsabile del mercato italiano. Lo sforzo che fa la compagnia di due tipi, innanzitutto sulle navi che hanno imbarco in Italia, quindi sostanzialmente Civitavecchia e Venezia, tendiamo come dire a spostare quella parte di personale, diciamo, sia pure non di madrelingua italiana, che però è in grado di dialogare in italiano. E spesso si arriva a punte nella stagione di picco estivo di luglio-agosto, il 30% circa di personale in grado appunto di parlare in italiano. Quindi anche poi, l'animazione. Sì, sostanzialmente direi di sì, l'animazione, voi lo sapete, in generale è un'animazione molto Italia internazionale, però ecco, quindi ci stiamo sempre più avvicinando all'ospite italiano. Secondo elemento con un che... doppio direttore di crociera, come era sulle navi su mare. Ci arriveremo, per il momento abbiamo aggiunto questa estate su Jewel quello che noi chiamiamo l'Italian Host, o gli Italian Host, cioè alcune persone, due o tre normalmente, di madrelingua italiana, che sono al 100% del tempo dedicate agli ospiti italiani. Quindi si aggiungono a quello che è il contatto con guest relation, possa essere contattati in qualunque momento della giornata. E quindi andiamo in queste due direzioni, spostare quella parte di crew che parla italiano sulle navi italiane in estate e poi assumere qualcuno dei nostri che sia come dire rinforzo finale in altissima stagione. E per le escursioni, che è un'altra domanda che mi fanno? Escursioni, diciamo, chiaramente c'è uno sforzo grande di averne sempre un numero maggiore e maggiormente interessante. Sulle escursioni in lingua italiana abbiamo sempre quel problema del minimo da garantire che è stato nel passato, diciamo, forse un po' l'unica debolezza da sfumare. Quindi qui diciamo, l'importante è prenotare escursioni. Assolutamente. Per cui con un minimo garantito saranno sempre in Italia. Assolutamente sì. Grazie Gianni. Grazie a voi. E auguri per le vostre nuove navi. Oh, grazie mille. Venite a bordo. Grazie.